uno degli scenari, cioè che la nuova centrale 118 possa essere Porto Vecchio. Uno dei grandi temi è che noi abbiamo una centrale di backup rispetto alla struttura di Palmanova che risponde a Brescia. Mi pare che questa sia già una risposta sufficiente per dire non è possibile che una struttura di backup vada fuori da questa regione. Questa potrebbe essere una delle soluzioni che consente, se quella struttura continua a vivere a Palmanova, di poter avere la necessità di trovare una collocazione in un altro punto della regione. Cos'è la struttura di backup? Allora, La struttura dobbiamo backup è una spiegare. centrale che nel momento in cui salta la centrale principale c'è quella che viene in soccorso e dà quel tipo di E lei dice risposte. potremmo fare in Porto Vecchio il backup, cioè No, no. io dico che oggi c'è una struttura in via Farneto che risponde al servizio sanitario regionale che con una implementazione tecnologica potrebbe garantire questa funzione legata al backup. Scontro tra due forze di maggioranza perché Fratelli d'Italia dice no, eravamo noi che lo dicevamo. Guardi, io faccio. Com'è andata? Io non faccio l'assessore di Forza Italia, faccio l'assessore di tutti. Io le posso confermare di aver lavorato con Claudio Giacomelli, di aver lavorato con Giuseppe Nicoli. Quindi l'112? Ma sicuramente non si torna alle quattro centrali provinciali. Noi dobbiamo fare ordine attorno a queste E fare cose. Io ordine per. sarà avere i due numeri paralleli, può essere? Ma insomma, io preferisco essere prudente rispetto a questo. Il Ministero degli Interni indica come il 112 sia il numero unico al quale il cittadino si deve rivolgere ed è evidente che noi dobbiamo cercare di dare tutte quelle risposte necessarie affinché il cittadino abbia le risposte in maniera efficiente ed efficace. La vera partita però riguarda altro, riguarda il coinvolgimento del personale. Perché il personale di sanità non è un centralinista, è operare un po' nella centrale operativa, un po' deve andare in ambulanza, Ah un sì, po' deve quindi restare in pronto faranno un soccorso, po' di tutto. perché è quello il loro mestiere. Questa è gente che ci salva la vita. E E così noi conosce il invece di territorio. accusarli, di dire di mettere a rischio la vita delle persone, dobbiamo aiutarli e proteggerli e renderli più tranquilli nel fare il loro lavoro.